Ho sprecato tanti anni, non ho avuto un figlio, ho buttato via tante cose, tanti amori. Mi è piaciuto subito la sua determinazione, la sua faccia, i suoi occhi. Ho detto questo è uno che sfonda, insomma, l'ho detto fra di me. La pelle, proprio sulla pelle. La sensazione di avere di fronte una persona determinata che avrebbe sfondato. Musicalmente siamo un po' cresciuti insieme, quindi ci siamo modellati a vicenda. Un conto sono le mie passioni, i miei ascolti, che sono anche diversi da Vasco Rossi. Cioè, io sono soprattutto un metallaro e amo soprattutto la musica scandinava. Il produttore è sempre una figura in Italia anche poco valorizzata, poi non si capisce mai dove sono i meriti del produttore, dove finiscono, dove cominciano. E quindi invece l'artista è l'artista, cioè quindi permette di, anche piccolo o grande che sia, permette di parlare di sé in prima persona senza nulla togliere per chi lavoro, perché questa è una cosa che faccio nei ritagli di tempo. Se la band emergenti si danno da fare, fanno delle buone cose e trovano soprattutto le etichette giuste, secondo me ce la fanno. Ho cominciato a scrivere dei brani per me circa 15 anni fa, 18 anni fa, e devo dire che mi piace molto, mi dà una grande emozione, mi riempie proprio la vita. Ho sprecato tanti anni, non ho avuto un figlio, ho buttato via tante cose, tanti amori, e quindi questa cosa mi dà un bello stimolo a continuare, insomma, a fare anche questo lavoro, anche per Vasco. E io fucking life.